Per lei, se è possibile, per vedere la vostra bambina, spiegò con tono candido la signora dal viso lungo di cavallo buono. Ci fu un breve silenzio. Ecco, era tanto semplice. Sarebbe bastato che loro, tutti gli altri loro, si fossero presentati un giorno alla porta e gli avessero indirizzato quell'elementare «Vogliamo conoscerti». Che cosa ci sarebbe voluto a pronunciare quelle poche parole che ora le stava dispensando con grazia la signora dal lungo viso? Vado a prendere la bimba. E Teresa balzò via, grata del pretesto per una rapida fuga. Tornò con passo contenuto, seguita dalla bambinaia Maddalena, che reggeva in braccio una nerina in buona disponibilità di sorriso. La rabbina, come già la chiamava Teresa dentro di sé, ricambiò sorrisi, trovò molto bella la bimba degli scuri capelli e si stupì solo di quello strano nome che le avevano affibbiato. Poi anche Teresa trovò inquieto posto su una sedia imbottita e chiamò Maietta, ordinandole di preparare un tè, cercando di resistere al panico di fronte alla sua espressione di furibondo stupore. «Devi assaggiare i dolci, li ho fatti tutti io!» Teresa si sentì finalmente su un terreno più familiare e solido e corse a prendere i suoi dolci con una specie di gioioso passo di danza. Tornò spiegando che impastare torte e biscotti era la passione delle sue giornate e in particolare questi che aveva ora portato li aveva preparati per Amos, per la festa del Capodanno ebraico. Poi aggiunse, in fretta ma con tono di scolara zelante, «Stia tranquilla, non c'è strutto. Le cose di maiale in casa nostra non ci sono». Il Capodanno ebraico. La rabbina ora pareva sentirsi lei un po' a disagio. Teresa si pentì all'istante di averle raccontato di quella sua sorpresa per Amos, che anche lui da parte sua aveva accolto con un sorriso quasi impervio. Ma ormai il primo passo era fatto e non aveva nessuna voglia di tornare indietro. «E senta», disse d'un fiato, «io l'ho già chiesto ad Amos, ma lui non mi risponde. Come si fa a diventare ebrei?» «Lei vorrebbe?» Sara contemplava quella fervida creatura con lo sguardo triste che hanno i buoni nel momento in cui capiscono tutto. «Sì, io vorrei diventare ebrea per essere come Amos, ma lei può aiutarmi?» «Essere come Amos forse non è la motivazione giusta. Ci dovrebbe essere qualcosa di più che l'attrae verso l'ebraismo», sorrise incerta Sara. «E come faccio a saperlo se nessuno me lo vuole spiegare, questo benedetto essere ebreo?» gridò Teresa, e nella sua voce c'erano di colpo le strade polverose, la gente, le carrette e gli animali della sua vita nei campi. La signora stette zitta per un bel po', mentre Teresa si torceva per la paura di averla offesa. «Io non posso farla diventare ebrea, non ho questa facoltà, e nemmeno il rabbino mio padre. Sono cose complicate», mormorò. Poi, però, a quel però, Teresa si svegliò. Certo, stava spiegando la rabbina, studiare è non solo lecito, ma meritevole, e questo nessuno può impedirlo. Ed erano tante le cose che si potevano apprendere dell'ebraismo, la cultura, le festività, le preghiere, le benedizioni che accompagnano quasi ogni atto.
storico, proprio movente, però passo la parola a Francesco, non so se hai una bella voce come la mia. Però il microfono ti dice. La concorrenza è dura. È acceso, vero? Sì. Allora, non so se è bella come la sua, però vi contenterete di quella che ho. Allora, buonasera a tutti. E... si sente? Sì. Io mi sentivo? Sì. Allora, la sposa gentile. Voglio parlare di questo libro da un punto di vista che è quello, come dire, dello scrittore che parla ai lettori. Voi dovete sapere che ho maturato nell'ultimo anno un po' di convinzioni, perché sono un po' di anni che faccio questo mestiere e per una strana coincidenza sono esattamente gli stessi anni in cui lo fai tu. Allora, io sono convinto di una cosa, che lo scrittore, quello che intanto cominciamo a dire che c'è un mercato librario in Italia estremamente affollato, proprio decisamente sovraffollato, anche un po' drogato, perché si gettano maree di libri sui banchi con grande fatica poi per i librai di orientare il lettore, con grande sconforto di quelli che lo scrittore intendono farlo seriamente e senza che ci sia un vero ordine, per cui ci si affida un pochino alla fortuna, un pochino alla coerenza della propria produzione. Parlo dello scrittore che quello vuole fare sempre, perché sono sempre più sorpreso dal fatto che si lanciano, soprattutto negli ultimi 6-7 anni, scrittori che per un anno brillano. Ecco Teresa. Thamos è un personaggio straordinario perché con un'abilità di grande scrittrice Lia lo descrive con un tono, mentre Teresa balza sulla scena con un'evidenza, voglio dire, tutte le grandi teorie della letteratura, dalla Bovary con le sue gonne ampie, gonfie, perfino Rossello O'Hara con i suoi capricci, con il suo correre per tutta la durata di Via col Vento. Diciamo che Teresa va nella linea delle eroine forti, delle eroine solide, delle eroine. Amos è un personaggio moderno invece, perché è un personaggio controverso, è un personaggio più problematico, più sommesso, un personaggio anche con una sottile sofferenza interna. Perché? Perché Teresa gli pone l'obbligo di una scelta, nel senso Amos è ebreo, Teresa no, è una contadina cristiana piemontese. Ed è impossibile per loro unirsi senza dover pagare dei prezzi. Ecco che nel momento in cui, e tra l'altro Amos è un uomo forte, un uomo coraggioso, perché Teresa gli si presenta cacciata di casa, disonorata, diciamo così, tra virgolette, come si direbbe con un linguaggio da feuilleton, lui potrebbe perfino dire, vabbè, chi se ne frega, ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene, ma adesso finisce qui. E lei finirebbe veramente a fare una brutta fine, perché siamo agli inizi del Novecento, forse questo ho dimenticato di dirlo prima. Manos è un uomo generoso, è un uomo innamorato, è un uomo forte, è un uomo con i cosiddetti, si direbbe oggi, quindi legittima l'unione con Teresa e paga il prezzo. Il prezzo qual è? Che la comunità, diciamo, li mette a bando, è offesa da questo matrimonio, è ferita, è contrariata, fortemente contrariata. E, oltretutto la ragazza non è soltanto il fatto che non è ebrea, non è nemmeno ambiente, cioè è proprio non c'ha niente, diciamo, secondo loro. E diciamo, femminilmente via, rileva che le donne della comunità non le riconoscono nemmeno poi tanto sta bellezza, nel senso che la vedono, però sì, vabbè, caruccia, insomma, ma vale la pena di nominarsi per una caruccia? Tra l'altro il libro non è soltanto molto sensuale, ma ha dei finissimi lampi di umorismo, perché c'è tutta una lieve ironia nel descrivere questa coppia che
diciamo, si vede ostracizzata e messa al bando, però c'è un colpo di scena. Teresa è una talmente indifferente, talmente libera e talmente robusta dentro, che dice: ma perché no, diventerei ebrea volentieri. Cioè, lei vive per fare contento il marito e il marito, diciamo, vive per fare contento a lei. Ecco perché dico è un libro scritto per gli altri, perché è un libro in cui si cerca di far capire dove può portare la forza dell'amore quando due persone sono molto coese. Ci sono personaggi della letteratura dove le coppie sono coese nel male, come Macbeth e Lady Macbeth, che programmano omicidi, sono tremendi. Amos e Teresa sono coesi nel bene, si vogliono bene, vogliono mettere al mondo dei figli, vogliono formare una famiglia, e a questo punto per Teresa non è un sacrificio introdursi, entrare in questa comunità, dove peraltro c'è l'episodio della festa col fratello, che è di prossima lettura. Allora magari lo leggiamo prima e poi dopo da lì continuo, ok? Per dire, appunto, per chiarire le differenze sociali tra Amos e Teresa, che comportano poi una serie di incidenti, tra cui questo. Anche questo ben altro. Teresa era contenta del vestito e un po' anche dell'invito, ma su tutto era vincente la paura. Se non fosse stata capace di comportarsi e se di fronte a qualche domanda non avesse risposto nel modo giusto. Amos le diceva: sì, solo te stessa e andrà tutto bene. Ma Teresa, quella se stessa, non la conosceva. Di sé vedeva cambiare ogni giorno un pezzetto e il disegno era ben lontano dall'essere finito. Lungo la strada parlarono poco. Il sì, te stessa, Amos glielo aveva già detto più di una volta, e ora si limitò a raccomandare a Teresa di non lasciarsi sfuggire di avere già una figlia. Per il resto non ci sarebbero stati problemi, tanto loro due non sapevano ballare. Ma Teresa ballava. Certo che era capace di ballare. Tra le ragazze delle suore si erano esercitate tante volte, e anche le feste del paese. Ad Amos glielo aveva raccontato di quando tutti i giovanotti facevano a gara per invitarla. Quando, scesi dalla carrozza, fecero il loro ingresso nella sala, ci fu come un attimo di attonito silenzio. Tutte le teste si erano voltate dalla loro parte e fu con un lieve ritardo che il padrone di casa si decise a muovere incontro alla coppia che era rimasta ferma accanto alla porta. Teresa, con il braccio leggermente tremante accanto a quello di Amos, avanzò poi verso la marchesa Calvini e le fece uno dei suoi inchini, ma questa volta più contenuto ed elegante del solito inchino delle suore. Ed era già cominciata la giostra degli sguardi. Negli uomini, giovani e meno giovani, balenava già una luce di eccitato interesse, mentre solo le donne più accorte riuscivano a nascondere il loro geloso dispetto, buttando là per prime: «Guarda com'è bella quella signora in verde!» Il gioco delle parti richiedeva che il cavaliere si fingesse distratto o poco convinto di tanto apprezzamento. La serata aveva iniziato a intrecciarsi di discorsi e di piccoli gruppi in movimento. La marchesa chiamò Teresa accanto a sé. Era sancito che l'esame doveva partire da lei e che solo la marchesa poteva dare il placet per l'accettazione di una nuova e sconosciuta convitata. Teresa cercava di vincere lo spavento, tanto Amos questa volta non poteva esserle accanto con il suo braccio. Dopo pochissime frasi genericamente indagatrici, dove era stato celebrato il matrimonio, dove erano